Benvenuti a tutti e a tutte sul nostro canale. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale così potete essere sempre aggiornate su tutte le news. Oggi vi parlerò di Karen Bursin tra allenamento e Wolverine. Ci sarà un passaggio di testimonial tra Hugh Hackman e Karen Bursin? Karen Bursin in tendenza sui social. Alcuni giorni fa, per un'immagine realizzata da Uğur Öfman, artista turco, che lo ritrae nei panni dell'eroe della Marvel, Wolverine, Karen Bursin ha deciso di deliziarci con le sue storie di Instagram. Possiamo definirlo un grande evento, visto che l'attore turco ha sempre fatto un uso moderato dei suoi social. Guardando le sue storie, possiamo dire che no, in questi giorni non si è risparmiato, condividendo piccoli aspetti della sua vita personale. Ovviamente la prima foto che vi mostro in questo video non poteva che essere dedicata a una delle sue più grandi passioni, il kickboxing. In un nostro video precedente abbiamo parlato di un'intervista fatta a Karen Bursin, nel quale lui ha affermato che avrebbe voluto fare il maestro di arti marziali miste UFC se non avesse intrapreso la carriera di attore. Tuttavia, lo sport rimane uno degli hobby preferiti dagli attori turchi in generale. Seppur siano già bellissimi di natura, gli attori turchi hanno l'attitudine a curare in modo maniacale il proprio corpo. E dobbiamo dire che si impegnano molto perché gli allenamenti che fanno sono durissimi e sempre costanti. Infatti, oltre a Kerem, anche Jean Jamal è un patito di sport in generale. I loro fisici scolpiti. Condividiamo con voi anche l'ultima foto che Karen Bursin ha voluto mettere, che fa capire la sua passione e l'ammirazione per un personaggio dei fumetti della Marvel. Il supereroe preferito dell'attore turco e anche di moltissime altre persone è il mitico Wolverine. Sarebbe molto bello poter vedere Karen Bursin nel ruolo Parlano da soli. Ovviamente vedere Karen Bursin all'interno di un film della Marvel e della DC sarebbe un sogno, ma come tutti sappiamo è molto difficile avere una parte come protagonista in questi film altamente commerciali e amatissimo dal pubblico internazionale. In ogni caso, il nostro caro Karen Bursin non si curerebbe affatto. Karen confessa di amare molto Wolverine della Marvel e scherza sulla sua reale identità tramite Instagram. Mentre sta coltivando la sua appena nata amicizia con Antonio Banderas, con un nuovo viaggio in Spagna, sembra strizzare l'occhio anche ad Hollywood, dove ha vissuto precedentemente. Karen parla un perfetto americano, dato che gran parte della sua vita l'ha passata proprio negli USA, dove si è laureato ed ha studiato recitazione. Anche se la costante presenza in Spagna fa pensare ad un progetto spagnolo più che americano. Di definito non c'è nulla, ma la scelta di essere seguito anche da un manager di fiducia in Spagna non è casuale. Certo, difficile per gli affezionati del film Marvel immaginare un Wolverine che non abbia il volto di Hugh Jackman. L'attore australiano veste i panni del mutante della Marvel dagli anni 2000, quando aveva 32 anni. Fu scelto dopo il rifiuto di Russell Crowe per il film X-Men 2000, ma Hugh all'epoca era per lo più sconosciuto ed è stata proprio la pellicola ispirata ai fumetti Marvel a dargli la popolarità a livello mondiale. Che Hugh voglia passare il testimonial a Karen Bursin dopo 22 anni nei panni di Wolverine, di certo, Jackman ha ancora un indubbio fascino e sarà pronto a dismettere i panni del famoso eroe mutante della Marvel. Come sempre, l'ultima parola spetta la Marvel. Però la candidatura di Karen Bursin tramite tag social è arrivata alla nota società di intrattenimento statunitense e a noi, affezionati di Kerem, non ci resta che attendere. Ricordati sempre, se ti piacciono le nostre notizie, le nostre news, di iscriverti al canale e continuare a seguirci e condividere il canale con altri. Buona continuazione e a presto!